L'ultima settimana dei segnali di trading del mattino veloce, 4 trade in perdita, quelli del 20, 21, 23 e 24 maggio e un trade in profitto, quello del 22 maggio. Come sempre facciamo vedere tutto nella massima trasparenza, anche settimane poco piacevoli come l'ultima trascorsa dal 20 al 24 maggio. E questo tutto quello che è successo con l'MV Trade nel 2019, trade dopo trade, con un inizio anno molto esaltante, come vediamo nel mese di gennaio, proseguito poi nel mese di febbraio, con il 5 febbraio in cui il conto, il piano di trading dell'MV Trade di fatto è tornato ad essere operativo su un conto reale. E via via tutti i trade che vedete in grafica, con il periodo migliore dal 21 febbraio all'8 di marzo e poi periodi altalenanti, positivi, negativi, fino ad arrivare al risultato attuale. Di fatto, con l'ultima settimana che a specchio replica quella positiva che c'era stata dal 13 al 17 maggio, in cui avevamo avuto due trade in profitto lunedì e martedì, e replica giovedì e venerdì, l'unico trade in perdita, quello di mercoledì. Successo l'opposto nell'ultima settimana, due trade in profitto lunedì e martedì, replica giovedì e venerdì, mentre quello di mercoledì è stato un trade in profitto. Dal 5 febbraio l'MV Trade è tornato ad essere operativo su un conto reale, con 57 trade all'attivo, 32 a target, 25 in perdita. Più 14% il bilancio dell'MV Trade in questo 2019, con il rischio del 2% per ogni trade eseguito, ossia 1.400 euro guadagnati partendo da un conto di 10.000 euro, con il saldo attuale in questo 2019 di 11.400 euro. Il record di trade consecutivi in profitto è 8, il record di trade consecutivi in perdita è 3. Profit factor a 1.28, net profit or loss più 7, la percentuale di win rate è la 56.14%, il rischio rendimento adottato è di 1 a 1. I trade totali tra simulazione e reale sono 69, 40 target, 29 in perdita. Il 22% tra simulazione e reale è stato guadagnato. Allo stato attuale, l'MV Trade è tornato attivo su un conto reale.